Mi chiamo Dario Sciunnac, sono direttore generale vicario presso la Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia e negli ultimi anni ho assunto anche il ruolo di autorità di gestione per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, i programmi regionali finanziati da questo fondo che è uno dei tre grandi fondi strutturali europei. Ovviamente noi curiamo l'attuazione del programma coordinando tutti i soggetti nelle diverse direzioni generali e regionali competenti che partecipano all'attuazione del programma e rappresentiamo anche la naturale interfaccia nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee che garantiscono la buona riuscita del programma, quindi la spesa dei fondi destinati per finalità compatibili con gli obiettivi politici della Commissione, del Dipartimento delle Politiche della Coesione e di Regione Lombardia. Io sono geologo, ho un dottorato in Scienze della Terra e quindi la mia formazione è un po' anomala rispetto a quella di altre autorità di gestione che afferiscono più che altro all'area economica o a studi di tipo giuridico. Ci sono alcune figure tecniche in realtà e devo dire che nel mio bagaglio di esperienze che mi sono costruito in parte anche nell'ente in cui lavoro ormai da più di 26 anni riguardano soprattutto la pianificazione territoriale, la progettazione di lavori pubblici, potrei dire anche lo sviluppo di progetti di sviluppo locale e la normativa ambientale. Queste credo siano i plus rispetto a una classica formazione da geologo che possono avermi dato qualche vantaggio. Sicuramente le lingue, l'inglese come requisito fondamentale e sicuramente un minimo di skill informatici. Io non sono un nativo digitale per evidenti motivi anagrafici, però il fatto di essere un utente minimamente skillato può aiutare. Ci sono poi competenze relazionali che maturano nel tempo e che credo nessuno possa veramente insegnarti. Figure come la mia sono presenti non in enti locali di livello inferiore alla regione, ma sicuramente nei ministeri o nella stessa Commissione europea o nelle agenzie che supportano i ministeri e la Commissione europea nell'attuazione delle loro politiche. È un lavoro molto vario, sembra un lavoro amministrativo burocratico, in realtà si investono una serie di aspetti disciplinari che vanno dal sostegno alle imprese, alla ricerca e all'innovazione, le politiche per la decarbonizzazione, i progetti di sviluppo locale in aree urbane o in territori svantaggiati e quindi c'è un continuo, diciamo, learning by doing che io apprezzo molto. La gestione dell'input politico è una di queste, nel senso che la nostra vecchia legge Bassanini ha chiarito in modo netto che gli amministratori eletti dai cittadini prendono determinati tipi di decisioni, i tecnici ne prendono di altro tipo. Dovrebbe esserci una linea di confine piuttosto netta tra questi due mondi, ma in realtà in Italia questo concetto non è mai stato veramente metabolizzato. E poi c'è un problema legato all'eccessiva velocità di ricambio delle norme. Abbiamo norme che non garantiscono un tempo di permanenza sufficiente a potersi applicare in modo davvero razionale e alle volte anche confliggenti tra di loro. Cosa quasi inevitabile quando poi si devono comporre norme comunitarie, norme nazionali, norme regionali. Però devo dire che anche all'interno delle norme nazionali c'è un buon livello di incoerenza che si potrebbe migliorare. Beh, su questo la statistica è impietosa. La principale attività di un manager sono riunioni. Quindi ovviamente un certo tempo dedicato alla gestione dei documenti che mi riguardano,
cerco naturalmente di tenermi aggiornato su quello che sta succedendo sia nell'attuazione del programma sia a livello normativo, però il massimo della mia attività in effetti si concentra sul coordinamento e sulla anche la verifica a campione, diciamo, dell'operato delle figure tecniche che collaborano con me. Frequenti magari no, diciamo mediamente una o due al mese o sul territorio regionale per partecipare a eventi o per verificare la buona riuscita di interventi presso imprese, presso organismi di ricerca, oppure all'interno di progetti comunitari che comportano anche sì magari trasferte in qualche città europea. Trasferte extraeuropee per figure come le nostre sono rarissime. Fino al dottorato di ricerca, a posteriori posso dire che mi sembra strano non aver mai ricevuto nessun tipo di formazione giuridica o economica. Capisco che questo possa essere difficile in alcuni corsi di laurea. In questo momento, più che su un progetto, sto lavorando su un programma che ha preso l'avvio l'estate scorsa e che deve ancora svilupparsi nell'arco di 7 anni, che è il programma regionale FESR Lombardia 2021-2027, un programma di investimenti da 2 miliardi di euro tondi, di cui più di metà destinati a ricerca e innovazione e più del 30% destinati a interventi per la decarbonizzazione e l'economia circolare, quindi interventi che mi motivano, mi stimolano. Poi, se devo parlare in senso stretto di un progetto che rientra nel cappello di questo programma, mi piacerebbe partecipare, se troveremo un partenariato sufficiente, se riusciremo a costituirlo, a un progetto lanciato da uno spin-off del Politecnico, un progetto di governance per la gestione ottimale del requisito ambientale di NSH, il cosiddetto Do Not Significant Harm, che è una precondizione costante per tutti gli interventi di attuazione del programma ed è una novità assoluta nella programmazione europea. Studiate, fate esperienza, divertitevi scegliendo quello che vi piace veramente. È semplice, ma alla fine risolve un sacco di problemi.